ma non manca mai a questo festival. Cecilia Scerbanenko. Allora, cara Cecilia, ti darei questo che è il comunicato e tu dovrai leggere, tranne la composizione della giuria che l'ho appena detta, dovrai leggere da A deliberato. Allora, ha deliberato a maggioranza l'assegnazione del premio al romanzo Ti voglio credere di Elisabetta Bucciarelli, edito da Kowalski, Colorado Noir. Con la seguente motivazione. Allora, con la seguente motivazione. Per la maturità e la qualità della scrittura, per la ricchezza e la profondità della protagonista e per la capacità di affrontare con originalità e sensibilità temi sociali e di narrare identità complesse. Elisabetta. Allora, cara Elisabetta, tu hai vinto il premio e noi abbiamo pensato che fosse di buon augurio farti consegnare questo premio da un autore che gode di grandissimo successo e che quindi ti potrà trasmettere questo suo successo in termini di copie dandoti il premio. Prego Giorgio Faletti di venire qui sul palco. Tra l'altro avete in comune, sì, insomma, Milano come ambientazione del tuo romanzo e come provenienza del tuo... Facciamo fare ai fotografi il loro lavoro. Questo microfono in mano mi sembra di essere un pedoforo, sai, quelli che portavano a fianco là, le Olimpiadi. Comunque adesso lascio lei da sola perché è il tuo momento ed è giusto che sia il tuo momento. Volevo raccontare un piccolo aneddoto che mi riguarda. Diversi anni fa io sono stato in una libreria a Milano dove ho conosciuto Michael Connelly e praticamente era l'estate precedente alla pubblicazione del mio primo romanzo, che è stato un romanzo, io cito, di grande successo. Allora, mi sono fatto autografare, e l'emozione, non sono abituato a stare davanti a un pubblico. Mi sono fatto autografare il libro e mentre ero lì gli ho detto: deve essere pubblicato il mio primo romanzo, e lui mi ha detto: come si intitola? Io ho detto I Kill, e allora lui mi ha scritto sulla dedica Good Luck for I Kill, e quel romanzo ha avuto fortuna. Allora adesso io domani ti darò una copia del mio romanzo con scritto buona fortuna per Ti voglio credere e ti auguro lo stesso successo. Grazie. Vuoi dire qualcosa? Prima del film che so che tutti aspettano. Allora, intanto per me questo premio ha un significato che va al di là del premio in sé. Chi scrive noir sa che il premio Scerbanenko, legato appunto a Giorgio Scerbanenko, è un po' una piccola consacrazione per noi che appunto facciamo noir. Quindi volevo ringraziare il festival, volevo ringraziare la giuria, in maniera particolare Cecilia Scerbanenko, la figlia di Giorgio Scerbanenko, Lia Volpatti, che a casa non c'è e questo ci dispiace, Carlo Oliva, Valerio Calzolaio, Gianfranco Orsi, Loredana Limperini, Sebastiano Triulzi, John Vignola e Sergio Pente, e ringraziarli per appunto l'attenzione e per avermi attribuito questo premio e per tutto il lavoro che fanno, non solo qua ma anche per il noir in generale, e anche i miei compagni di finale che sono tutti bravi e molto simpatici, e toccherà anche a loro, sono sicura. Grazie Elisabetta, grazie Cecilia Scerbanenko, grazie alla famiglia Scerbanenko che ci